Entrambe le tifoserie tengono in maniera particolare a questo match, gara da giocare col cuore e con la testa. Chi ne avrà di più per portare a casa la vittoria? Lo scopriremo presto. I tifosi sono accorsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale, ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo. Pierluigi Pardo vi saluta e vi dà il benvenuto assieme a Daniela Dani. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Il calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Questo è lo schieramento di partenza della squadra di casa. Meret tra i pali. Una maglia per Mario Rui in difesa con Di Lorenzo dal ruolo di terzino. Zielinski insieme a Lobotka in posizione centrale. E in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare reparto da solo. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Wallace. Non è solo qui. Azione che sfuma e Minaxa sventata. Victor Osimhen è certamente il pericolo pubblico numero uno per la difesa avversaria, perché quando è in giornata il nigeriano fa la differenza. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere sempre un attimo prima dove finirà la palla, e poi si fanno trovare al posto giusto al momento giusto. La controlla Politano. Taglia in mezzo al campo. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Deulofeu. Occhio alla ripartenza. Era un'ottima occasione in contropiede. Ecco Politano. Deviazione decisiva. Buono l'intervento del portiere. Questa è la palla in zona d'attacco, attenzione. Apre su Politano. Ha diverse soluzioni, occhio. Recupera una palla grazie all'ottima organizzazione. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Può andare uno contro uno col portiere. 1-0, arriva il gol del vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Aveva diverse opzioni per battere la rete, alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. La fascia è scoperta e può avanzare. Cross al centro. Interrompono bene l'azione. Osimhen. Lascia partire il tiro. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore.
crossa nel mezzo, c'è spazio per la ripartenza. Occhio al contropiede, sprecano la ripartenza. Occhio qui, sicuro qui il portiere. Zielinski, conclusione che non può impensierire il portiere. Si chiudono i primi 45, squadre dunque negli spogliatoi. Autore di una buona prima frazione, Victor Osimhen, un pericolo costante per la difesa ogni volta che ha ricevuto il pallone. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo. Può far male da lì. Miracolo del portiere che salva un gol che sembrava già fatto. Non ci credo, Pier. Intervento ma davvero straordinario. Palla messa in mezzo, interviene Spazza. Pallone tra i piedi di Politano. Si libera alla grande. L'azione non è ancora finita. Senza problemi qui il portiere. Portiere che si è opposto da campione alla conclusione di poco fa e ha evitato il doppio svantaggio alla sua squadra. Restano aggrappati al match. La posizione è ottima, vediamo. Palla che viene rilanciata in avanti. Occasione. Intervento provvidenziale del portiere. Occhio qui al pressing sul portatore di palla. Kvaratskhelia. Scocca la conclusione. Grande intervento del portiere. Sostituzione per l'Udinese. Va direttamente in area. C'è campo per andare, attenzione. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Le statistiche sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sono largamente in favore della squadra di casa. Ottimo il loro momento, continuano a fare la partita e costruire azioni su azioni. La difesa avversaria mi sembra in netta difficoltà. Devono approfittarne per cercare... Questa è una gran palla, Pierre, eh? Zielinski scambia con Osimhen. Zielinski, c'è spazio per calciare. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Fischia l'arbitro, punizione invitante questa. Sostituzione in caso Udinese. Tiro curato ma non è finita.
ha preso anche questa. Nuovo possesso per gli avversari. Apre su Politano. Politano, pericolo! Ancora un quarto d'ora da giocare. Tackle efficace qui. Provano a farsi vedere in avanti. A caccia del gol del pari. Buono l'intervento del portiere. Ha infilato la propria porta e non poteva certamente scegliere un momento peggiore. Replay impietoso. Non mi pare abbia colpe particolari, sono incidenti che capitano. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Mario Rui. Zielinski. Può servire un compagno. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione per vincerla. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Trovano il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità. Ce ne può andare adesso. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando forte risultato. Ci sarà dunque una sostituzione? Corner battuto in mezzo. La spazza via. Sostengono la manovra qui. Lascia sul posto il proprio avversario. Cross verso il centro. C'è la respinta del portiere, si gioca. E c'è il gol. Dopo il primo mezzo miracolo del portiere. Lui non ha sbagliato. Il replay evidenzia come il portiere non abbia colpe sul gol. Ha fatto il massimo, sfortuna ha voluto che la palla finisse di nuovo a un avversario che da lì non poteva sbagliare. E dai, il tecnico non sembra aver apprezzato l'atteggiamento e la concentrazione della sua difesa. 2-2, bella partita, parità assoluta. Gara che andrà avanti per almeno altri 3 minuti. Masina. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. E dopo 90 minuti le squadre sono dunque in parità.